Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed. Sto letteralmente squagliando, ma l'appuntamento della box non si può saltare. Praticamente mi ritrovo tipo nella stanza dello spirito e del tempo di Dragon Ball. Fa caldo, c'è più gravità, è un casino, le cicale che rompono le palle perché ce n'ho una sembra veramente dentro la finestra. Ma nello scorso episodio abbiamo affrontato Ivan, sembrava più sul nostro livello in base all'overall. Invece è pericoloso. Anche lui è riuscito a spingersi abbastanza bene nella classifica. L'abbiamo sconfitto, siamo saliti ancora. La stamina non è che ci ha dato più di tanto problemi, però avendo provato quella preparazione di 8 settimane, non è mica stata tanto malaccio, perché ci siamo riusciti ad allenare molto bene, andando a sfruttare diversi tipi di allenamenti. Proprio come mi avete fatto notare anche nei commenti, con il fatto che comunque il nostro coach sta migliorando nel tempo. L'importante adesso è ottimizzare bene le palestre, andare a prendere la giusta esperienza in base agli allenamenti che vogliamo fare. 30 vittorie, 2 sconfitte. Abbiamo ancora l'overall a 73, ma guardate che bello. La stamina sta a 75, segno che l'ultima preparazione che abbiamo fatto è andata molto molto bene. E oltre alla stamina, che comunque è migliorata, abbiamo una velocità abbastanza buona, legata anche all'agilità, ma con una precisione un po' bassina, continuando a salire di livello. Resta il fatto che la statistica più bassa rimane il coraggio a 51. In questo episodio combatteremo con la nuova veste, la nuova divisa. Fatemi sapere cosa ne pensate e andiamo a dare un'occhiata su chi al momento il nostro manager pensa sia fattibile per noi. Allora, ho dovuto far passare qualche settimanella perché dovevamo recuperare un po' di agume combattivo e anche il peso, ma guardate qua. Ci ripropongono Ivan, ma anche lo stesso Patrick. È stata una bella guerra, contro di lui. Siamo ancora 26esimi, con un overall, in questo caso, di 67. Non è uguale, praticamente, all'overall che abbiamo noi. Non so se sia un bug, probabile, che sia un bug. Però, qui, in questa classifica, abbiamo una valutazione di 67. Sotto di noi abbiamo un 81 di overall, che è tanto. E praticamente ha le stesse vittorie nostre. Diverse sconfitte, ok. Poi c'è Tyler, con 42 vittorie, 19 sconfitte, che comunque è un overall di 80. Antoine Gray, 81, questo mi sembra tanto una bestia. E effettivamente quelli più lontani da noi che possiamo ancora andare a sfidare sono questi. C'è veramente poco da fare. Patrick potrebbe essere una buona via di fuga. A questo punto io potrei accettare la sua sfida. Tra l'altro il suo ultimo incontro è stato proprio contro di noi. Posso fare una negoziazione? Andiamo comunque a combattere dove vuole lui. Aumentiamo tantissimo la promozione dell'incontro. Le attività mediatiche le lasciamo. Sì, dai, una si può fare. Aumentare di nuovo gli allenamenti, quindi 8 settimane. Questo sarà un bell'incontro e spero veramente di riuscire ad affrontarlo bene. Tra l'altro ho cambiato anche pad. Mi spingo su un 60% per arrivare giusto a 21.000. Controbattuta, non gli piace. Vuoi meno soldi? Facciamo un 50%? Giusto per non rischiare di perdere tutto ciò. Accettato. Bene, andiamo a prepararci. Scegliamo bene la palestra però. Allora, dato che abbiamo un'attività mediatica da fare, per principio, io andrei qui. Abbiamo un bonus per la crescita negli allenamenti di 3. Molto buono rispetto al 2 che abbiamo nella palestra che non ci permette di farci male praticamente. E un 2,5 in quella nuova che abbiamo pagato un botto, ma che al momento non stiamo sfruttando proprio tanto. Quindi, mentre io squaglio, letteralmente, aiuto, anche in questo caso leviamoci subito l'attività mediatica. Ma attenzione, io adesso andrò a fare degli allenamenti non troppo pesanti. Rischiare, in questo caso, di allenarci malamente? No, no, non va bene. Non è la palestra adatta per farlo. Quindi cerchiamo di approfittare e di tirare su tanta stamina, perché avendo tanta stamina ci potremmo assicurare di poter combattere meglio ogni round e sferrare i colpi giusti al momento giusto. Tra l'altro, potrebbe anche essere l'occasione per migliorare la precisione. Quindi in questa seconda settimana andiamo di salto alla corda, puntando quindi ovviamente alla crescita della stamina, ma anche sulla nostra bella velocità. Dopodiché, terza settimana in cui possiamo provare a spingere leggermente di più. Infatti andremo con un sacco veloce, ma sulla difesa non rischiamo di andare a fare allenamenti improntati troppo sulla forza, sulla potenza, perché questa palestra non mi convince tanto per quegli allenamenti. Abbiamo ancora tempo per poter recuperare.
e ottimizzare al meglio la nostra preparazione. Ma rimanendo ancora nell'ambito del sacco veloce, spingiamoci ancora su velocità, stamina e forza. Anche perché questo allenamento ci leva 15 punti di energia praticamente, del vigore, il che ce lo porterà a 50. E con una bella settimana di recupero, ovvero la quinta, potremo andare a recuperare bene tutto il vigore per sfruttare appieno la sesta e la settima settimana. Ovviamente l'ultima, ragazzi, come vi ho abituato, si recupera sempre. Quindi dopo aver recuperato bene nella quinta settimana e dopo esserci comunque allenati con il sacco veloce, adesso ci alleneremo, ma comunque in modo leggero. Ricordiamoci che la palestra è pericolosa. Quindi vado ancora di salto alla corda e per l'ultima settimana di allenamento vado di yoga. Aumentiamola un po' questa salute, ci fa sempre comodo, anche se non abbiamo rischiato particolarmente nell'ultimo incontro, ma sono comunque statistiche da dover portare su. E voilà, siamo arrivati ad un overall di 75. La stamina praticamente ha superato tutti gli altri parametri, al momento era quella che ci dava più fastidio. Comunque abbiamo fatto 25 anni, auguri a noi di nuovo. L'ultimo incontro con Patrick è stato molto pericoloso. Vediamo un attimo se sono cambiate le cose. Praticamente adesso stiamo sullo stesso livello, eh. Noi siamo migliorati parecchio. Puntare magari all'inizio solo un po' ai punti. Una volta assicurati i primi 3 round, magari potrei partire un po' più aggressivo. Ma tutto dipenderà da come combatterà anche lui. Ci vediamo sul ring. It's time for the talking to stop and the fighting to start. This should be good. I'm Todd Grisham. Alongside me, Johnny Nelson. Hi Todd, hi to everybody back home. It's time now for our tale of the tape. This fight will take place at 160-pound middleweight division, and they will enjoy a weight advantage. Fighting out of the red corner from Italy, wearing the black trunks trimmed with white, the Patriot, Patrick Rokal. And there's the bell to start the round. Looks like a little bit of a strategy change here, loosening up the technique. Mi fa strano combattere con questo pad nuovo. Now I'm gonna get a little more loosey-goosey. Let's see how this one feels. No, recuperiamo. Non devo esagerare. Change of strategy here, trying to loosen up the flow a little bit. Comunque Patrick, rispetto all'ultimo incontro, è comunque di una categoria diversa. Nothing quite like the chemistry between a fighter and their coach, and this partnership is working great. Good counter punching. Buonissimo. E quei ganci là la sentivi, eh? Just misses with that uppercut. Ci siamo arrivati. Attenzione. These two are the perfect dance partners. Good hook to the body. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you. And so I gotta respect both of them. More than happy. Comunque il jab è ancora più veloce. A perfect counter shot. Punch. He's gonna loosen things up here. Let's see how he does with this fancy footwork. They exchange punches. They threw the hook. It didn't land. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Non credo sia andato male, eh? Bravo signor Leo, bravo signor Leo. I ganci mi sono piaciuti anche a me. Ottimo. Ring the bell and here we go. Well, Johnny, can he keep the momentum going after that last huge round for him? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Porca vacca, brutto colpo. He's dropped the guard now. What do you think of that decision? Nice counter. A
this fighter loves throwing hooks. Their opponent has got to watch out for them. Oh, and they got buonissimo. What a moment this is. Just one punch away from turning his fortunes around. Defense is everything, because they got shot once, they know they can get caught again. Ragazzi, so quasi ci provo. Just defense, work on defense, blocking and stopping and shooting. No, vabbè, dai, non non provo a girarmi contro di lui. Non abbasso neanche più di tanto la guardia per essere un po' più rapido, o almeno per il momento, dai. Però buono. Secondo round siamo riusciti già a stordirlo. Buonissimo. Oh, that punch. That one lands. Buono, era caricato. Looking to land the hook. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Oh, mi ha spinto, stavo tirando un destro. Lo abbiamo fatto un po' faticare. Oh, io non stavo guardando minimamente la stamina. 84, stiamo per cominciare il terzo round. Non male, lui sta già bello preoccupato alla fine da come abbiamo combattuto. Però quel nostro gonfiore sinistro potrebbe rivelarsi un problema se continua a pestarci. We're hoping for an all-action slugfest. Last round, complete domination. Let's see what we have in store for us here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won that hands down. Ooh. Dobbiamo stare attenti comunque ai suoi montanti, eh? Lui lì proprio è particolare. Dai, mi ha abbracciato proprio nel momento in cui potevo sperare qualcosa. È dannato. That uppercut doesn't land. Jab won't score. Both fighters landing in these exchanges. Judge is going to have a tough job. Very close match. It shows the skill, the discipline, the respect. Molto meglio rispetto all'ultimo incontro, eh. No one dare do anything out of turn. Ovviamente contro Patrick, intendo. Tried to score with a jab. Oh, indietreggia parecchio. In questo incontro torna sempre all'angolo. Neither fighter willing to slow down. Buonissimo, buonissimo. La mia energia non c'era più. Ma ho sferrato buoni colpi, dai. Ui. Counterpunching. Bene. Ovviamente il coach ci dice di stare attenti all'energia, perché è vero, sta a 76, però neanche troppo male. Saremo il tuo incubo, Patrick. Orca vacca, magari un'altra volta. Comunque i ganci gli stanno arrivando, eh. Lasciami. Oh. Non mi lascia. Quando capita così che ti prende e non ti lascia, che consuma tutta l'energia, è proprio fastidioso. Forza. È inutile che indietreggia e basta, eh. He's going to go with more footwork now. What do you think of that strategy? And he scores with the counter. E mi riprende. Caught him. Poi è balordo perché counter punch right up the middle. Mi abbraccia quando riesco a schivare.
Not so rigid anymore with the stance. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. That jab misses. Beautiful counter shot. Ok, se reagisci subito quando ti abbraccia, riesci a liberarti. Se no, no. A very competitive round with 10 seconds left. Aia. Dovremmo colpire più spesso secondo il coach, ma non credo di trovarmi in svantaggio. La vitalità è molto alta, il Catman continua a fare un ottimo lavoro, la stamina sta scendendo, però forse non in modo preoccupante. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Potremmo anche puntare a stenderlo. Non credo sia impossibile. You gotta like what you're seeing as we reach the halfway point of this round. Caught him. They're so close, so close. How can you separate them? It's gonna be a hard night tonight for the judges. We might be seeing the end of this boxer's career. Si copre bene. Time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Bruttissimo lì. The jab doesn't quite connect. So he's gonna shake off the cobwebs and bounce around the ring a little bit here. You know the scorecards are gonna be all over the place in this one. Non ho più energia. No, no, no. Il coach ci sta quasi allarmando con questa energia. Siamo stati peggio. Dipende tutto però da come stanno andando i round. Non so se stiamo ancora in vantaggio, Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Come avevo fatto prima a stordirlo? Dato che erano ancora i round iniziali. Couldn't land that jab. We might be seeing the end of this boxer's career. Lascia. Johnny, I thought they were supposed to hit each other, not hold each other. They need to be worried that the referee's not gonna throw them out the ring. Niente, puoi fare di tutto, In certi casi puoi premere qualsiasi tasto, ma non... Oh! Brutto, bruttissimo! Porca vacca! Male proprio! San Gennaro! Vai, vai, vai! Ok. Forza, signor Leo. Round suo. The corner has to take some responsibility here and maybe stop this fight. What now is about getting back to the corner, freshen up, get new instructions given to you, and they've got to G you up, they've got to tell you what you're doing wrong and what you're doing right. Il coach, ragazzi, aveva ragione. Abbiamo poca energia adesso, quindi dobbiamo combattere veramente pochissimo.
Gonna try to relax a little bit now. Fight a little differently. Missed him with that uppercut. Final 10 seconds here, and a good decision here. Non lascia, non lascia. Getting hurt every time the punches land. Niente, oh. Tutto va in base a quanto stiamo messi bene con i round. Stiamo rischiando sconfitta e pareggio, ovviamente, perché con questo atterramento tutto è peggiorato per noi. Beh, oddio, allora, appunti. That knockdown neanche malaccio. Sta lasciando l'ultimo round. Cerchiamo di solo di punzecchiare. Andiamo a punzecchiare e basta. Ce lo possiamo permettere, perché quando giochiamo bene i primi round è tutto di guadagnato per la fine dell'incontro. Si tratta sempre di resistere alla fine, no? E tra l'altro, se lui perde tanta energia, c'è comunque la possibilità di stenderlo, no? Big hook. Good thing it didn't land. Trying to fight like Roy Jones Jr. now, bouncing on the toes. For those who thought this would be a match, you are sorely wrong. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time. Tre ganci presi tutti, eh. A win is needed desperately. That uppercut does not score. Beautiful counterpunch. Ottimo. Vabbè, dai, non sta andando male neanche questo round, sinceramente. Big hook thrown, but it doesn't. Però se ci colpisce mentre abbiamo pochissima energia, andiamo giù. Poco ma sicuro. This round could go either way. 10 seconds to go. Ok, abbiamo affrontato situazioni peggiori, la stamina si ritrova di nuovo al di sotto del 50%, ma cavolo, abbiamo affrontato Patrick, un ottimo risultato, l'abbiamo anche stordito, dubito che lo colpiremo malamente per rifarlo. We're hoping for an all-action slugfest. After a really strong round, let's see if they can finish the job. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won that hands down. Beautiful counter shot. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. That's another scoring shot. I ganci vanno male, ma ci levano tanta energia. Buonissimo. Looks like he's gonna move around the ring a little bit more. Try some stick and move. Effettivamente non lo sto più colpendo al fianco, quindi per questo forse prima l'abbiamo stordito. Lascia, lascia. Guardate come ci cala l'energia così. Oh, più giù di questo. Balordo. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. E dai, oh, niente, non lo stordiamo più. Se neanche quei colpi lì sono andati bene, lui punta tanto al corpo. Looks like they're gonna mix up their strategy a little bit here. Nice counter shot. A very competitive round with 10 seconds left. Credo di aver vinto. Teoricamente è nostro l'incontro. Bravo Patrick. Bene, bene.
Allora, la divisa neanche malaccio. Praticamente è andato a suo favore solo il round dove ci ha steso. L'abbiamo colpito molto di più noi alla testa. Noi ci siamo fatti colpire un po' dappertutto. Infatti sia testa che corpo più o meno stanno lì. Si è parato meglio di noi. Abbiamo contrattaccato molto di più però noi. Più pugni potenti da parte sua, molti più montanti. I ganci siamo andati meglio noi. Sembrava funzionare. Diretti e jab, sì, ne ho usati parecchi. Non è andata proprio male, anche se la nostra energia è proprio crollata. La sua vitalità stava scendendo molto di più rispetto alla nostra, ma lui poteva arrivare molto probabilmente a 12 round e iniziare poi a sentire il peso dell'energia che iniziava a mancare. Noi no. C'è di buono che ci siamo preparati molto per questo incontro, quindi il miglioramento c'è stato. Anche se, sì, la stamina è comunque crollata, però abbiamo affrontato Patrick in un modo migliore rispetto all'ultima volta, dimostrando comunque che siamo migliorati, e anche con poco tempo effettivamente. Ma nelle classifiche siamo anche rimasti allo stesso livello. Tra l'altro non male, meglio così perché saliamo di overall. Sono andato un po' troppo, a parte che comunque Patrick, essendo più alto, tendi proprio a rimanere un po' più lontano perché lui ti colpisce subito. La difesa però è andata molto bene, e in un certo senso, anche se ci ha steso, e mi sono fatto colpire diverse volte al corpo, infatti anche per quello ci ha steso, beh, diciamo che non è andata proprio malaccio, che non mi sono fatto pestare più di tanto. La precisione, anche quella secondo me deve ancora migliorare, inizia ad essere un po' troppo bassa. Dobbiamo riportarla a un buon valore. Vedete? L'overall è ricalato. Ci sta magari che ogni fine incontro cali un po' in base anche alla condizione del pugile. Cioè se prendi più sberle, se la stamina cala troppo, i parametri probabilmente calano in base a quello. Con un risultato ottimo, dove magari non ti affatichi per nulla in quell'incontro, probabilmente l'overall non va a perdere qualcosa. In questo caso abbiamo perso qualcosina. Comunque il coraggio è salito un pochetto, 52. La precisione stessa con questa preparazione è salita a 67, stavamo a 65 prima. La stamina sta a 76, ma vorrei focalizzarmi un attimo oltre alla potenza della mano sinistra che sta a 76 e la mano destra è rimasta a 65. Jab, ganci, montanti, diretti, soprattutto i diretti, guardate, a 59. Abbiamo anche il coach adesso bello preparato sulla forza. In questo caso per la preparazione ho scelto la palestra con un bonus maggiore, avendo fatto degli allenamenti più leggeri. Questo gioco in ogni episodio, se ci fate caso, ti va a mettere in mostra le tue debolezze, perché allenandoti magari sale il parametro, quello che stai cercando di migliorare, per esempio il jab. Nel video successivo, quando il jab è più alto, potrebbe aver magari superato la stamina o la precisione, per esempio. Quindi tu stai sempre alla ricerca dell'ottimizzazione di questi parametri. E è davvero bello perché non puoi allenarti quando vuoi. Devi fare la preparazione, quindi devi scegliere prima un avversario. Il che va a definire anche quanto puoi rischiare. Noi in questo caso, andando nella prima palestra praticamente, quella con più moltiplicatore, abbiamo rischiato parecchio, ma conoscendo un po' il gioco, andando a fare allenamenti meno stressanti in un certo senso, o meno pericolosi, te la puoi cavare, soprattutto se il vigore lo lasci sempre bello alto. Esagerando, ti fai male. Vuoi affrontare uno che non è alla tua altezza? Vuoi rischiare? Dai per scontato che ce la farai perché sei bravissimo? Ok, sì. Se perdi, oltre all'infortunio, devi recuperare bene. C'hai la sconfitta, i parametri calano. È bello, davvero tanto interessante. Poi anche il fatto che gli stessi pugili migliorano nel tempo, quindi te li ritrovi vicino e dici, oh, ma fammi un po' riaffrontare questo che l'ultima volta mi ha piegato, oppure l'ultima volta l'ho piegato. Anche nei commenti ho visto diverse persone che sono un po' dubbiose su questo gioco. Io sinceramente dubbi non ne ho. È davvero un ottimo titolo che in accesso anticipato ha dimostrato di credere in qualcosa molto più di altri titoli già completi che magari puntano soltanto in DLC, in acquisti che poi comunque tu devi andare a fare per migliorare qualcosa magari. Ecco, qui prendi il gioco, magari in futuro, una volta completo questo gioco, potrà anche mettere il DLC che prendi con quella determinata marca, con una determinata licenza. Sì, quelle sono cose in più, ma proprio se vuoi sopra la divisa lo stemma di quella marca. Ma passando un attimo al coach, lui sta messo davvero bene, l'abbiamo migliorato con i diversi incontri che abbiamo fatto, però ragazzi la verità è che dovremmo cambiarlo, perché ultimamente abbiamo fatto un po' di fama e siamo riusciti a sbloccare anche nuovi coach. Le qualità con i loro miglioramenti passivi ti aiutano parecchio, noi al momento ne stiamo sfruttando, se tutto va bene, due. Nel prossimo video magari vedremo anche, in base anche a quello che direte nei commenti, se passare a un nuovo coach, perché la fama, diciamo che c'è, è salita abbastanza, abbiamo anche i soldi per permetterci un cambio,
ma il coach che abbiamo adesso è molto più pompato a livello di parametri. Dobbiamo decidere un attimo se attivare delle abilità passive che rimangono attive nel nostro pugile, ma comunque prendere meno punti durante gli allenamenti, almeno per le prime fasi, perché poi una volta che migliori l'altro coach, lì proprio hai tutti i guadagni, perché hai 4 qualità più tutti i bonus sui parametri per gli allenamenti e stai a posto. Per quanto riguarda la durata dei video, al momento ragazzi, soprattutto in questo periodo estivo, cercherò di fare un incontro alla volta, anche perché con 8 round il video di una mezz'oretta ci esce. Fa veramente tanto caldo per rimanere in una stanza a giocare 2 ore per poi fare il montaggio, che richiede comunque molto più tempo perché devo andare a curare ogni minima cosa. Insomma ragazzi, per questo periodo facciamo un incontro. Probabilmente nel tempo passeremo a incontri con più round. Ecco, in quel caso probabilmente vedremo solo un incontro. Poi non è detto che siano più belli quelli che durano più round, però quelli più difficili dureranno più round. Ma al momento la mia priorità è portare questo signor Leo ad un ottimo livello, e lo stiamo facendo. Sono arrivato all'overall di 74/75, sono riuscito a vincere di nuovo contro Patrick, quindi non è un caso, siamo davvero forse più meritevoli di lui. Ma a parte gli scherzi, dobbiamo migliorare a tal punto di riuscire a stendere Patrick con nonchalance per poter andare ad affrontare altri pugili molto molto più forti. La vera essenza di questo gioco alla fine è riuscire ad arrivare primi in classifica, e lì ci sono diversi pugili reali che forse un giorno il signor Levo conoscerà. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ricordo che potete seguirmi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!